Ma allora, in realtà noi abbiamo messo giù un programma che ha solo punti principali, nel senso che comunque siamo in una realtà nuova e quindi fondamentalmente tutti i punti che abbiamo trattato all'interno del nostro gruppo e quindi con le persone che si candideranno alle prossime elezioni con me sono di fatto importanti. Se posso citare tre esempi, posso pensare alla sanità, perché comunque ci troviamo in un ambiente, in una nuova realtà, in un nuovo comune, che ha bisogno di riattivare dei servizi che sono andati persi negli anni. Riattivare dei servizi cosa significa? Significa che, riuscire a riportare una struttura, di tipo sanitario, almeno di primo intervento sul nostro territorio, può dare un servizio ulteriore per i nostri cittadini che chiaramente oggi, nel momento del bisogno, in quel senso, devono recarsi comunque almeno o a Biella o a Borgo Sesia. Un altro punto che per noi è fondamentale è, la riqualificazione ambientale. È fondamentale perché negli anni purtroppo abbiamo visto un vero e proprio degrado di quello che è l'ambiente in cui viviamo. Quindi noi siamo partiti con questa idea. È vero che c'è un po' tutto da fare, ma la realtà è che riuscire a riportare il nostro ambiente, parlando proprio di aree verdi, di verde lungo le strade, di cunette, il tema stesso delle strade, che comunque, come sappiamo, è un problema non indifferente nella nostra area, la possibilità di riportare un ambiente vivibile e accogliente, in primo per i cittadini e in secondo luogo comunque per tutte le persone che arrivano sul nostro territorio. Un ultimo punto che mi sentirei di citare, proprio perché, parlando con i cittadini, confrontandoci, ci siamo resi conto che è un punto sicuramente importante, vista la nuova realtà e quindi visto quello che è di fatto la dimensione del nuovo territorio, è il tema dei trasporti. Quindi riuscire a creare un collegamento in modo tale che comunque i nostri cittadini, che comunque tanti sono persone anziane, abbiano la possibilità di non solo raggiungere comunque i servizi che ci sono sul territorio, ma anche di poter vivere meglio il territorio. Il collegamento è un collegamento che da una parte deve essere rivisto dal punto di vista con, faccio l'esempio, le linee di trasporto tradizionali, quindi penso alle aziende come ATAP. Dall'altra parte bisogna riuscire a creare una vera e propria rete interna di trasporto e di collegamento sul territorio. Sì, allora sicuramente la collaborazione tra i comuni limitrofi e non, perché poi alla fine facendo amministrazione ci si rende conto che si ha a che fare con in qualche modo delle realtà che sono sempre più ampie. È una collaborazione non solo inevitabile, ma direi necessaria. È una collaborazione che si rende necessaria nel momento in cui l'obiettivo, ed è uno degli obiettivi chiaramente che ha il nostro gruppo, la nostra lista, è quello di portare un miglioramento ai servizi esistenti sul territorio. E dall'altra parte, chiaramente, anche magari la possibilità di collaborare con realtà più grosse, piuttosto che realtà che hanno già migliorato quegli stessi servizi, la possibilità di creare una condizione di risparmio a favore dei cittadini. Noi abbiamo fatto un'analisi rispetto alle politiche giovanili e rispetto a quelli che possono essere i bisogni dei giovani, chiaramente in particolare sul nostro territorio. E da questa analisi ne è emerso questo. Intanto abbiamo fatto una valutazione suddivisa per fasce d'età, perché chiaramente se partiamo dalle fasce d'età più giovani, in qualche modo le necessità sono legate comunque ai servizi, allo svago, agli ambienti che possono permettere il fatto di riuscire ad avere degli hobby, in qualche modo io direi anche a vivere il territorio. Quindi pensiamo alle attività sportive piuttosto che alle attività culturali e tutto quello che fondamentalmente un giovane che è sul nostro territorio può andare a fare o a svolgere.
Dall'altra parte c'è una fascia di età chiaramente leggermente più elevata, che quindi è quella fascia di età che si è già avvicinata al mondo del lavoro. Ecco, un tema importante per il nostro territorio, essendo oltretutto un territorio montano e quindi particolare rispetto a tanti altri territori, è quello di riuscire a riportare, non tanto pensando al passato, ma pensando al futuro per l'attività lavorativa del nostro territorio. E quindi attrarre magari delle attività lavorative e mettere e creare le condizioni affinché i giovani possano stare sul territorio e lavorare sul territorio. Perché abbiamo visto bene o male che i giovani iniziano per forza di cose a spostarsi dal territorio nel momento in cui studiano. Ecco, in quel momento devono avere la possibilità di ritornare finiti gli studi ed avere chiaramente un'occupazione che gli permetta di vivere sul nostro territorio. Ma sì, in realtà noi stiamo affrontando questo tema in modo molto, direi, diretto con i cittadini. Proprio spiegando che oltre ad essere un comune giovane, oltre ad essere un comune nuovo, è un comune che di fatto è da ricostruire. Da ricostruire partendo da zero. Quindi tutto quello che è, diciamo così, la nostra idea per il futuro, comunque nella costruzione, a livello anche proprio di, diciamo così, dei primi aspetti con cui il cittadino ha a che fare, la riorganizzazione degli uffici, dove verranno dislocati questi uffici, è un tema che sarà sicuramente, se non il primo, ma tra i primi della futura amministrazione. Ora, noi abbiamo affrontato questo argomento cercando di portare questo messaggio. Il nostro obiettivo, e chiaramente senza voler, diciamo così, creare delle false promesse, è quello comunque di riuscire a riorganizzare gli uffici, riuscire a riorganizzare quelli che sono i servizi partendo dalle esigenze del cittadino. Dicendo però anche che chiaramente di fatto stiamo partendo da una situazione che aveva quattro strutture, quattro edifici comunali, e in qualche modo la fusione è anche questo, cioè è la possibilità di accorpare, e c'è stata anche la volontà di accorpare servizi e di accorpare uffici. Questo deve tramutarsi comunque nel miglioramento, nella possibilità di creare un'opportunità in più per il cittadino nel confrontarsi con l'amministrazione. Ma guarda, io come dicevo prima ritengo che bene o male tutti i punti che noi abbiamo messo all'attenzione dei cittadini con il nostro programma siano delle priorità. Io vedo il ruolo del turismo più come un'opportunità per il nostro territorio e un'opportunità che deve essere colta e sfruttata meglio. Questo cosa significa? Significa che il nostro territorio ha già la fortuna in qualche modo di avere un passaggio turistico e di avere comunque un mucchio di visite. Lo vediamo nei weekend dove comunque fa bello, nei weekend dove ci sono degli eventi in programma. Bisogna riuscire a creare, diciamo così, tutto il contorno di servizi che servono a questo tipo di turismo, in modo tale che questo turismo, magari, e chiaramente ci vorrà del tempo, però non sia più una toccata e fuga, non sia più un fenomeno occasionale, ma sia un qualcosa che può aiutare anche il nostro territorio in ottica di rilancio e quindi andare ad affiancare quelle attività e quei settori che comunque ci sono già.